cos'è l'Amiga 1000? Nel 1982 Jay Miner, che aveva lavorato per Atari, fondò una nuova società chiamata HiToro insieme ad altri ex dipendenti di Atari e Activision. L'obiettivo era creare una console per videogiochi basata sul processore Motorola 68000. Il progetto, nome in codice Lorraine, dal nome della moglie del presidente David Morse, era un computer completo dotato di grafica e audio avanzati grazie ai chip custom progettati da Miner e dal suo team. Nel 1983 la società cambiò nome in Amiga Corporation e iniziò a sviluppare il suo sistema operativo, l'Amiga OS, che offriva un'interfaccia grafica a finestre e il multitasking. Ma sappiamo cosa successe nel 1983. E anche Amiga ne risentì, e quando l'anno dopo fu costretta a cercare un acquirente, successero cose croccanti. Ci fu un accordo con Atari, che prestò $500,000 per avere in cambio i chip custom, ma poi Time Warner divise Atari in due società, quella di videogiochi, Atari Games, e quella dell'hardware, che fu subito messa in vendita. E a comprare questa divisione fu Jack Tramiel, cacciato dalla sua Commodore poco prima, che la ridenominò Atari Corporation e scoprì dell'accordo con Amiga. Jay Miner non era contento di quell'accordo, e nonostante le denunce di Tramiel, alla fine riuscì a convincere proprio Commodore ad acquisirla e saldare tutti i debiti con Atari. In retrospect, I'm glad I did. Nasce così Commodore Amiga, e lo sviluppo di Lorraine può proseguire, portando al lancio nel 1985 del primo fenomenale computer. L'Amiga 1000 era una macchina potente e innovativa, dotata di un processore Motorola 68000 a 7 MHz, una grafica in grado di gestire fino a 4096 colori e un audio stereo a 4 canali. Ma la vera novità del sistema operativo, l'Amiga OS, che offriva un'interfaccia grafica a finestre, icone, menu e puntatori, WIMP, e soprattutto il multitasking, che permetteva di eseguire più programmi contemporaneamente. L'Amiga OS non era però memorizzato nella ROM, ma doveva essere caricato da un floppy disk in una RAM speciale chiamata VCS, Writable Control Store, o VOM, Write Once Memory, che poi veniva protetta in scrittura. L'Amiga 1000 aveva anche un design originale, con un vano sotto lo chassis dove riporre la tastiera quando non in uso, e le firme degli sviluppatori incise all'interno della scocca, compresa l'impronta di Michi, il cane di Jay Miner. Il Commodore Amiga fu presentato al pubblico il 23 luglio 1985 all'Lincoln Center di New York. Is the world's premiere of Amiga. Con uno spettacolare show multimediale che mostrava le sue capacità grafiche e sonore e la presenza di testimonial Debbie Harry e Andy Warhol. You found it to be very spontaneous here, yeah, too. Yeah, it's great. It's such a great thing. Il prezzo di lancio era di $1,295, o 1,595 con l'aggiunta del monitor da 13 pollici. In Italia fu presentato nel novembre 1985 e messo in vendita da gennaio successivo al prezzo di 2.990.000 lire. L'Amiga ebbe un buon successo tra gli appassionati di grafica, video e musica, grazie alle sue prestazioni superiori ai concorrenti come l'IBM PC e l'Apple Macintosh. Nell'87 furono presentati Amiga 2000 e Amiga 500, che ottenne un ottimo successo in Europa, superando nelle vendite anche Atari ST. Ma tra errori di gestione e soprattutto del marketing, la forte concorrenza di macchine più economiche, la diffusione delle console e la mancanza di standardizzazione, Commodore non riuscì a replicare i favolosi successi dell'era del Commodore 64 e con gli anni 90 iniziò un rapido declino che la portò al fallimento. Ma questa è un'altra storia. Guarda qua! Il bidello! Ma come hai fatto? Con questi. Gioco e creo con Amiga. Certo. E dove l'hai preso? In edicola ogni settimana. Una vera guida in schede e dischetti per programmare videogiochi. E domani lo compro. E ti fai presidente degli Stati Cuccio Uniti editore. E Galattici.